Massimo Epifani, nuovo allenatore del Pescara, è anche il coronamento di un sogno, di un percorso professionale, ma è anche un trampolino di lancio. Intanto le emozioni. Le emozioni dentro di me ne ho tante, perché allenare la squadra della propria città, dove hai trascorso tutta la tua carriera, dal settore giovanile fino alla prima squadra, penso che sia qualcosa di unico, no? E pensare che ho fatto tante trasferte da tifoso per questa maglia e oggi allenarla è un sogno, però in questo momento ci posso pensare poco, perché devo stare concentrato nel lavoro, nel cercare di fare il meglio possibile, di trarre il meglio possibile le capacità di questi ragazzi, che ne hanno tanti. Cosa si è spezzato rispetto all'estate, quando si ricomincia a lavorare? Lei ha anche aiutato Zeman, nel senso che ha preso parte al ritiro, ha gestito una parte del gruppo a Rivisondoli. Cosa si è spezzato da allora? Guarda, io ho fatto il ritiro con il mister e ne sono stato onorato di stare con il mister in ritiro. Poi dopo quello che è successo durante l'anno io lo seguivo dall'esterno, perché tra l'altro gli allenamenti erano stessi orari, quindi ho seguito ben poco. Per quel poco ho visto, sicuramente qualcosa è successo, però non sta a me dirlo, perché poi bisogna vivere dal di dentro. E quindi non mi ci addentro, perché non mi interessa nemmeno. In questo momento devo pensare, si deve mettere un punto, bisogna ripartire nella mia gestione, cercando di fare il massimo. Ecco, Epifani non ha voluto scoprire le carte da un punto di vista tattico, però una cosa possiamo dirla: si passerà dall'integralismo di Zeman a una capacità di essere più elastici nella preparazione della partita. Ci sarà un'impronta, ma ci saranno anche degli accorgimenti. Ma sicuramente l'impronta ci sarà, non sono legato a un solo modulo, sicuramente a un'identità sì, poi in base alle esigenze, in base anche ai giocatori che avrò a disposizione settimanalmente, si fanno delle scelte, magari una diversa dall'altra, ma anche solo per caratteristiche. Il gruppo come lo ha trovato in queste prime due giornate di allenamento? Ma questa è la domanda, questa è una cosa più bella che mi stai domandando, perché mi hanno dato una grandissima disponibilità dalla prima volta che ci siamo visti ieri in hotel. E sto vedendo grandissima disponibilità dei ragazzi, che questa è la cosa più importante che un allenatore può avere oggi. E gli ho chiesto di dare il massimo, di fare tutto, di tirar fuori tutto quello che hanno dentro. E metto a disposizione la squadra, ma l'ho chiesto a tutti, anche quelli che in questo momento giocavano di meno, perché possono essere giocatori che possono servire alla causa. L'obiettivo chiesto dalla società? La società è giusto che ha degli obiettivi importanti. In questo momento il mio obiettivo, lo ripeto, è sabato il Parma, e ci dobbiamo concentrare su questa partita. L'ho detto anche ai ragazzi, non bisogna pensare a voli pindarici o pensare a 3-4 partite. L'immediato è il Parma, e dopo, da sabato sera, penseremo all'altro.